Ma tu sei mai stato in un robot restaurant a mangiare qualcosa dove i piatti ti vengono consegnati automaticamente al tavolo e dove addirittura non sai nemmeno effettivamente chi ti sta preparando il piatto, se ci sono cuochi o chef o quant'altro? Beh, io ci sono stato, ero a Vienna e adesso nel video ti faccio vedere com'è andata. Allora, amici, ci troviamo al Prater a Vienna, un bellissimo Luna Park pieno di attrazioni e parchi per andare a cenare in un robot restaurant. Allora, stiamo entrando al Roller Coaster Restaurant, che sarebbe un ristorante qui a Vienna automatico. Vabbè, non scendiamo troppo nei particolari, tra un po' vediamo. Prima però vi ricordo che il fine dei miei video è quello di diffondere il mio pensiero sull'argomento, per creare dibattito all'interno della community e scambiarci pensieri e consigli nei commenti. Quindi se non l'hai ancora fatto, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato su questi contenuti. Allora, siamo arrivati qua, ci siamo seduti, adesso ordiniamo e in teoria il cibo dovrebbe arrivare al tavolo automaticamente. Ovviamente una volta che arriva bisogna verificare se il piatto è effettivamente tuo, però dovrebbe essere abbastanza semplice. Ora vediamo. Il menù delle bevande è ricco di cocktail, soft drink e tanto altro. Mentre per quanto riguarda il cibo, anche il menù del cibo è abbastanza ricco tra zuppe, insalate, pasta, panini, roba vegana, insomma, ricco un po' di tutto. Allora, abbiamo appena ordinato, praticamente l'ordine si fa manualmente con il cameriere e poi dovrebbero arrivare i piatti direttamente al tavolo automaticamente. Vi faccio dare un'occhiata. Questa è la guida dove camminano i piatti praticamente. È più un pub. Si beve, si mangiano hamburger, pasta, insomma fanno un po' di tutto, però sembra un pub. Musica da pub, luci da discoteca. Ed è arrivato il mio gin tonic. E poi prendete e buttate. Praticamente questi sono i robot che preparano i piatti e queste sono le guide da dove passano i piatti e arrivano fino a qua. In realtà, alla fine abbiamo scoperto che dentro la cucina ci sono i cuochi, nel ristorante ci sono i camerieri che prendono solo l'ordinazione. E invece i piatti da robot vengono semplicemente distribuiti attraverso queste guide che abbiamo visto. Guardate come cammina il piatto e finisce adesso nel blu. Guardate, hopla, sono arrivati. Questo cos'è? Sono arrivate le patatine. Panino, ballo, bellissimo. Che ora assaggeremo. Vai Marco, butta. E quello dovrebbe essere patatine tue. Sta arrivando il mio panino. Olè. Via. È arrivato il mio super panino. Allora, diamo un assaggio al panino. La grandezza c'è tutta, il pulled pork pure. Vediamo come sa. Devo dire che ho mangiato di meglio, però è l'esperienza quella che conta. Alla fine il locale è bello, tutto questo sistema automatizzato è carino. Poi il mangiare non è male, però non
mangiato di meglio. Però devo dire che è pieno. Anzi, proprio si butta di fuori. Le patate sono un po' mollicce. Tipo, c'è presente le patate quando le fai a casa che ti vengono un pochettino afflosciate? Allora, piccola recensione. Il cibo lascia un po' desiderare. Una cosa più per bambini, se magari porti i bambini qua, gli fai il menù bimbi. Ed è bellissima l'attrazione che c'è dietro e tutto, però il cibo niente di che. A me non è piaciuto. Allora, abbiamo speso 80 euro in tre, quindi circa 25 euro, poco più di 25 euro a persona. Solo che ci sta tutta, perché alla fine il cibo non era un granché, però 25 euro a testa alla fine li abbiamo mangiati. Un cocktail abbiamo preso, quindi ci può stare. Quindi, lo consiglio, non lo consiglio? Beh, io direi di sì, alla fine ne vale la pena, anche se il cibo non era nulla di che, però se sei a Vienna, sei con i tuoi figli e vuoi provare qualcosa di stravagante, qualcosa di strano e divertente, vacci, alla fine ti accontenti di quello che mangi, però è importante sempre l'esperienza. Direi che per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo posto e non dimenticare di cliccare mi piace al video e iscriverti al canale, perché per me è molto importante per continuare a fare questo tipo di contenuti. Alla prossima!